tutti. Rivolgo innanzitutto il mio saluto al sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, e al presidente dell'ANPI, Primo Minelli, e alle autorità presenti, alle lavoratrici, ai lavoratori e a tutti gli insegnanti e gli studenti ancora costretti a questa modalità da remoto. Vi ringrazio dell'invito e sono davvero dispiaciuto di non poter prendere parte in presenza a questa cerimonia commemorativa a causa di un sopraggiunto e non rinviabile impegno a Bruxelles. Ma ci tengo particolarmente a far pervenire il mio messaggio di saluto. Oggi si ricorda il sacrificio di una comunità di lavoratori che 78 anni fa pagò a caro prezzo un atto di rivendicazione civile, di richiesta di riconoscimento di diritti che oggi riterremmo scontati. La senatrice a vita Liliana Segre ha usato una frase molto efficace per richiamare il dovere della memoria. Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare. Perché ricordare è un dovere? Non ci sarebbe possibilità di costruire un futuro libero e giusto se non coltivassimo la memoria come insegnamento e come antidoto, e noi siamo qui oggi proprio per questo, non solo per rievocare il passato, ma per coltivare il futuro. Nel dicembre del 1943 erano stati proclamati una serie di scioperi che avevano due obiettivi principali: da un lato l'adeguamento economico e dall'altro una cosa che sembra a noi distante, ma che ci fornisce la misura dei progressi sociali che abbiamo conquistato. Gli operai chiedevano semplicemente che fosse concessa anche a loro la distribuzione di un secondo piatto nella mensa della fabbrica. Certo, accanto alle rivendicazioni materiali vi erano anche profonde motivazioni politiche, a conferma del nesso continuo tra democrazia e lavoro. Le tute blu della Franco Tosi si rifiutavano di costruire materiale bellico e chiedevano con insistenza la fine della guerra. Ma quel 5 gennaio 1944, quando la comunità dei lavoratori di questo sito respinse la prepotenza fascista, non erano immaginabili le conseguenze di quell'atto coraggioso di ribellione civica. Per sette di loro, di cui ricordo i nomi: Carlo Grassi, Francesco Orsini, Angelo Sant'Ambrogio, Ernesto Venegoni, Antonio Vitali, Paolo Cattaneo e Alberto Giuliani, non ci fu più ritorno.